Approderà domani in Consiglio Comunale a Biancavilla l'istanza del Movimento 5 Stelle per l'adesione al progetto Plastic Free. Siamo qui in compagnia di Vinicio Mastrocola e di Piero Cannistraci, al quale chiediamo appunto cosa è questo progetto e perché è così importante che anche i comuni aderiscano. Si tratta di un progetto che noi in realtà abbiamo già proposto e pubblicizzato in un banchetto informativo. È un progetto che è portato avanti dal Ministero dell'Ambiente e che ha come finalità, da un lato, sensibilizzare la popolazione a un minore utilizzo della plastica, che ormai sta diventando una vera iattura, diciamo, una vera e propria condanna per la nostra società, visto tutti i problemi che sono legati al suo smaltimento. Da un altro lato, vuol sensibilizzare i comuni ad un minore utilizzo della stessa, in maniera diversa, quindi in tutte quelle che sono magari le manifestazioni, gli eventi all'interno delle scuole, nei distributori, proponendo ad esempio l'utilizzo delle fontanelle per distribuire l'acqua e quindi evitare tutti i contenitori di plastica. E questo, ripeto, in un'ottica che è molto più ampia e che deve mirare appunto a una riduzione del consumo di plastica e quindi a un miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita dei cittadini. Già da decenni che noi parliamo per esempio delle isole di plastica, nel Pacifico ci sono due isole grandi come l'Europa di plastica che galleggia, qualsiasi cosa noi mangiamo, dai pesci e cose, poi quella plastica la rimangiamo noi stessi, quindi ormai finalmente è un problema che sentiamo un po' tutti, sia a livello internazionale che a livello anche nazionale e paesano, perché naturalmente si riversa la plastica e va a raccogliere tutto quello che c'è in giro. C'è la normativa della CE che entro il 2021 dobbiamo adeguarci a non utilizzare più plastica monouso e quindi noi abbiamo già iniziato a fare un'opera di informazione e di educazione in modo che si arriva nel momento che viene applicata quella regola non rischiamo di avere delle penalità, che è una bellissima cosa perché noi cerchiamo di risolvere i problemi non contrapponendoci ma per i cittadini andare avanti e fare qualcosa di buono.